Amici di Seili, ben trovati, e qui è veramente, tenetevi forte alle sedie perché è giornata di grandi emozioni, è la prima giornata e sono le prime procedure di partenza del Mondiale Optimist 2013 a Riva del Garda. Lo vedete, lo scenario tipico di questo che è lo stadio della vela mondiale, il Monte Brione che divide proprio Riva del Garda da Torbole, e queste che vedete sono i 60 Optimist della quarta batteria. Ci sono 260 barche iscritte a questo mondiale da 60 nazioni, 59 per la precisione, un record già è stato certificato, mai un mondiale ha avuto tante nazioni partecipanti. Non solo, ma naturalmente 260 barche sono state divise in 4 batterie, si corre su un campo di regata che è posto, come vedete appunto, a largo di Riva del Garda. C'è il solito bellissimo, meraviglioso vento che rende famoso questo posto, l'ora, il vento che viene da sud, il vento termico che si alza intorno all'ora di pranzo e che soffia anche oggi intorno ai 15-16 nodi, anche qualcosa di più nelle raffiche. Ieri nella regata di prova di Optimist a bordo del comitato di regata è stato misurato anche un vento a 28 nodi sotto raffica, quindi condizioni impegnative. Ma noi, guardando anche la preparazione delle partenze che hanno preceduto, questa è la quarta batteria, il quarto gruppo, quindi ne sono già partiti tre, poi noi seguiremo naturalmente nel corso di questo live un pochino vari passaggi di boa fino all'arrivo, ma in particolare seguiremo questo gruppo verde, questa batteria. Intanto siamo intorno ai 2 minuti circa, anche meno, dal via. Tra poco verrà segnalato l'ultimo minuto prima dello start. Vi dicevo che noi stavamo notando qualcosa che rispetto al grosso delle regate Optimist, intanto c'è da dire una cosa molto importante, amici. Questi 258 timonieri che sono qui per il Mondiale Optimist sono una sorta di grande spremuta, avete sentito l'ultimo minuto, sono una sorta di grande spremuta di tutto il mondo della vela, di tutte le nazioni dei 5 continenti che sono qui presenti, che hanno selezionato il meglio del meglio del meglio di questa straordinaria, intramontabile classe giovanile, chiamata per l'appunto Optimist, con un nome che veramente migliore e più profetico non poteva certo essere. L'ottimismo che sprizzano proprio da tutti i pori questi ragazzi dell'Optimist, vi dicevo che sono i selezionati da tutto il mondo per questo mondiale, va considerato quello che stavo dicendo prima e mi sono poi interrotto per parlare di altro, che essendo selezionati al termine di lunghe naturalmente qualifiche delle rispettive nazioni nei rispettivi continenti, questi ragazzi sono tutti ragazzi tra gli 11, pochi ragazzi sono di 11 anni, più che altro sono tra i 12 e i 15 anni, questi ragazzi naturalmente sono molto bravi, è la definizione più semplice che ci viene in mente spontaneamente. Intanto eccoli qua, sono partiti, le immagini fanno vedere che ITA 8080, che è ci sembra Peroni, un azzurro da tenere piuttosto d'occhio. Attenzione, richiamo generale, pensate che questa era la quarta partenza di giornata, la quarta batteria, non c'erano stati richiami generali finora, invece questo è stato il primo richiamo generale della giornata e anche storicamente il primo richiamo generale di questo campionato mondiale Optimist. Allora, vi dicevo che questi ragazzi sono bravi, lo si vede da tanti aspetti, da tanti atteggiamenti che hanno in barca. Sicuramente il boat handling, il modo di gestire la barca è diverso da quello a cui siamo abituati nelle regate dei cadetti, nelle regate degli Optimist più giovani, dei bambini che sono effettivamente all'inizio. Qui ci sono probabilmente tra questi 14-15 anni, soprattutto i 15 anni, molti ragazzi e ragazze che sono al loro ultimo anno sull'Optimist e si preparano al passaggio, al salto, al momento proprio delicato, su altre classi, su classi maggiori, laser, barche in doppio, magari anche le classi olimpiche. Lo vedete, tantissime nazioni. Naturalmente noi rientreremo in cronaca tra poco, quando ricomincerà la procedura di partenza di questo gruppo verde. Eccoci tornati, amici, siamo ai 50 secondi al via, da poco ho suonato il segnale dell'ultimo minuto, secondo tentativo di partenza per questa batteria del gruppo verde. Vedete che abbiamo cambiato inquadratura, questa volta vi offriamo la splendida immagine della roccia, proprio del monte, che è un altro degli scenari
bellissimi dell'Alto Lago di Garda. Vedete che c'è un velista argentino che ha decisamente scelto, è stato per tutto il tempo di questo prepartenza a provare l'allineamento nella zona del controstarter, dove c'è intanto Ritto in piedi, lo vedete, Antonio Micillo, giudice di regata che si occupa proprio del controstarter sul Popa Secondo, l'altra barca della Fraglia, ed eccoli partiti. L'argentino tiene fede al suo progetto e vedete che parte coraggiosamente sfilando davanti, mure a sinistra, davanti a tutta la flotta, e quindi chapeau per questo biondo argentino che ha inseguito, scelto proprio scientemente questo tipo di partenza. Vedete anche un indonesiano che è partito primo sul Pinend, poi Messico, Slovenia, Finlandia, Antille olandesi, guardate, Israele, Lituania. Questo è un po' il seguito, questa volta in acqua, questa volta tra le onde e tra il vento. Canada, Polonia, delle emozioni, Uruguay, Gran Bretagna, Ecuador, Svizzera, Romania, ancora Messico, Finlandia, delle emozioni che abbiamo vissuto ieri nella cerimonia, nella sfilata, nella parata che ha portato questi ragazzi sulle, tra le vie di, del centro storico di Riva del Garda, per concludersi poi con la proclamazione, l'apertura ufficiale del campionato del mondo, il 51esimo campionato del mondo Optimist. E tante nazioni insieme, tante razze, tanti colori, tante culture diverse. Noi l'abbiamo definito una sorta di melting pot della vela, fatto dalla classe Optimist, che oggettivamente in questo momento è forse, ma soprattutto lo sport della vela, è forse l'unico che a livello giovanile è in grado di rappresentare, di esprimere con tanta varietà, con tanta completezza questa varietà di genti, di nazioni, di continenti che vi ho appena descritto, soprattutto, ripeto, a livello giovanile, per uno sport poi complesso e completo come la vela. Dette tutte queste belle cose, andiamo a seguire il resto della regata, amici, state con noi. Eccoci amici, adesso ci siamo spostati, avete sentito segnalare con il segnale acustico, questo è il primo vincitore della prima prova del primo giorno del Mondiale Optimist 2013, è Singapore 115, sapete che Singapore sono i campioni in carica, sono un po' la squadra da battere, quindi attenzione a questo aspetto. E ci siamo spostati proprio perché vedevamo che stava concludendoci una regata. Adesso sta arrivando Portogallo 24.76 al secondo posto, e al terzo posto Italia 8.303, quindi un italiano che conclude al terzo posto. E adesso naturalmente cerchiamo anche di indicarvi bene di chi si tratta, dovrebbe essere Davide Duchi. Comunque Portogallo al secondo posto, poi c'è uno spagnolo che segue. E insomma si conclude quindi la prima prova di questo mondiale. È stato un aspetto importante riuscire a segnalarvela, perché stavamo seguendo un altro gruppo, e quindi è Andrea Totis, scusate, 8303, Andrea Totis, che esordisce a questo mondiale con un terzo posto, autorevole, bravissimo. Vedete che sono già vicino al gommone dei coach, qui in questo caso c'è il portoghese. Comunque bravissimo Andrea Totis. Poi al quarto posto in Spagna 17.04, al quinto posto Stati Uniti 15.703. Quindi vi abbiamo raccontato un po' la fine di questa prima manche per quanto riguarda questo gruppo giallo, e con soprattutto la buona notizia di questo terzo posto di Andrea Totis, quindi una partenza incoraggiante per quanto riguarda la vela azzurra a questo mondiale. C'è tanta attesa, lo sapete, è una squadra costruita con la mentalità giusta, con la voglia di fare bene, e quindi intanto vedete che stanno sopraggiungendo un po' tutti gli altri verso questa linea d'arrivo, e noi andiamo e continuiamo, torniamo a seguire il gruppo di cui vi abbiamo raccontato in diretta la partenza, la batteria del gruppo verde.